Buon pomeriggio e benvenuti alla partita valida per l'undicesima giornata, penultima del girone di ritorno del campionato in 6-2. Si incontrano le squadre della Ritmeyer Giant Carriera e della BNP di Costa Masnada. Per il Costa Masnada, numero 4, Veronica Schiettati, 5, Michela Gongoni, 8, Lara Cagliatura, 9, Sara Canova, 10, Beatrice Del Pedro, 11, Catalina Vestici, 12, Francesca Vistò, 18, Sara Polacco, 23, Alessandro Visconti, 24, Francesca Poppi, 33, Marcia Maiorani. Allenatore Gabriele Pirola, assistenti Alessandro Fiorentino e Fabrizio Ragnelli. Per la Ritmeyer Giant Carriera, numero 4, Laura Carolini, 5, Clara Ciccioli, 6, Ilenia Capuzzo, 7, Elena Ferrugli, 8, Gaia Cristina, 9, Carla Fabri, 10, Claudia Castella, 11, Leonora Fernando, 12, Giulio Cecchini, 16, Ilenia Ferrugli, 17, Giorgio De Vignato, 20, Beatrice Balli. Allenatore Francesco Iovaro, assistenti Matteo Galanini e Francesco Galazzo. La partita sarà diretta dagli arbitri Andrea Ligato di Este Padova e Sara Sciliberto di Messina. Al tavolo
La Rittmeyer Giant Marghera supera in casa il Costa Masnaga per 75-57. Una partita che ha visto il primo periodo equilibrato e poi nel secondo tempo con un parziale di 29-12 abbiamo, diciamo, chiuso la partita e siamo arrivati anche ai più 30 nel corso del terzo periodo. Sì, il primo quarto dovevamo ancora prendere un po' le misure a Costa Masnaga, una squadra che gioca una pallacanestro un po' particolare, un corri e tira, e quindi avevano avuto delle buone percentuali da tre, non eravamo stati pronti sul pick and roll, abbiamo subito dei canestri. Poi abbiamo sistemato un pochettino quella situazione lì, abbiamo difeso meglio di squadra e quindi abbiamo tolto a loro dei punti di riferimento. Sono molto contento perché lo spirito che ho visto oggi era quello giusto, le ragazze erano motivate per conquistare i playoff, e quindi direi bene perché abbiamo preparato bene la partita e le ragazze in campo sono state brave. Erika Striuli, play di Marghera. Con questa vittoria abbiamo ottenuto, siamo andati oltre il nostro obiettivo stagionale, non la salvezza, ma siamo arrivati ai playoff. È stata un'annata divertente, però non è ancora finita, nel senso che magari a inizio stagione dovevamo un po' capire com'era il campionato rispetto a quelle che erano le nostre capacità. Adesso abbiamo visto che tutto sommato possiamo starci e l'obiettivo adesso è arrivare ai quinti, quindi fare una buona partita sabato prossimo, cercare di giocare i playoff contro Milano e poi Milano giocare a viso aperto, senza paura. C'è stato anche in campo un duello tra Striuli e Ristic, un duello comunque che hai vinto anche i punti, 24 contro 15, ma non solo sui punti. È una rivalità che va avanti da anni, ma è una rivalità sana. Lei ha giocato tanti anni comunque in A1 e quindi ha l'agonismo classico delle giocatrici dell'est abituate ad un certo tipo di gioco e è ben accetto. È un appello per il pubblico allora, per seguire la squadra? Ma sì, la squadra è giovane, è composta da giocatrici di casa, quindi secondo me sarebbe un peccato perdere i finali di stagione. È una squadra inizio anno fatta per salvarsi e costruire sui giovani. Allora, l'obiettivo è pienamente raggiunto. La nostra squadra, eravamo partiti con chilometro zero, infatti una squadra così. La nostra straniera è di Scorzè, Laura Nicolini, e diciamo che c'è stato un buonissimo amalgama tra le giovani e le giocatrici di esperienza. Le giovani, che sono parte integrante della prima squadra, sono anche importanti perché abbiamo avuto modo di vedere che sono andate anche a livello nazionale. In settimana sono arrivate tre convocazioni per le categorie giovanili della nazionale, per Elena Giordano la nazionale Under 14 partirà domani per Teramo, mentre la settimana prossima partiranno Kiki Siola Clara e Beatrice Baldi per Roma per le nazionali rispettivamente Under 17 e Under 16. Diciamo che questo premia sicuramente, sottolinea, ripeto ancora, il lavoro che stiamo facendo con tutto il settore giovanile coordinato dal capo allenatore Francesco Iurlaro.